c'è anche Pancotto e Zanotti che sono ex di questa gara. Strautins prova a lavorare proprio contro Dell'Osto, step back. Giocatore che è rimasto fermo fino a ieri per un problema muscolare accusato a Verona. 3 secondi, 2 secondi, hesitation, step back, deve prendersi il tiro, da 3 punti, Jeremy Sengin. E allora, se le condizioni sono queste, ancora Sengin che prende il lato, prova ad andare da Marcus Lee. 4 secondi, 3 secondi per l'ex Cremona, fuori per Sengin, tiro da 3 punti, ancora di Jeremy Sengin. Lavorando con il giro dorsale, attacco per Napoli con Howard che riceve, sulle cui tracce c'è Sengin, buon roll da parte di Zerini che va a schiacciare, 2 punti importanti, la difesa reggiana si apre. Blocco verticale con Sengin che esce, prova a lavorare a due con Lee, si spazia con Howard, tiro da 3 punti da parte di Jeremy Sengin, che poi ha disputato ieri il primo allenamento 5 contro 5 dopo una settimana. E a generare il nuovo attacco di Reggio, Eurostep di Enim, a rimorchio, la schiacciata di Nate Rivers. Gioco Cinciarini, Enim riceve, prova a spaziarsi, va da Lee che va su, si appoggia al tabellone e deposita il suo 4° punto consecutivo. Marcus Lee, proprio massimo vantaggio che è proprio di 12 lunghezze. Olisevicius si va da Rivers, si prende il tiro dalla media, Nate Rivers, 6° punto per lui. Precedentemente sul terzo fallo era solo il secondo da parte del lungo reggiano, Jacory Williams, tiro dorsale, gran giocata di Jacory Williams. Young per Williams, sotto canestro, va su, fallo antisportivo, canestro buono per Jacory Williams. E secondo fallo per me. Secondo fallo per Marcus. A 45 per Rivers, si allacciano Stewart e Olisevicius che in qualche modo riceve, prova a portarlo spalla canestro, va su, butta per aria il pallone. Entra il tiro di Olisevicius, circus shot se ce n'è uno, e pertanto ci sarà libero aggiuntivo. Il fallo è di Elijah Stewart, terzo fallo per lui. Olisevicius avrà tiro aggiuntivo. Sembra questa l'intenzione di Sengin, che attacca adesso il pitturato, va su, runner, ha una mano. Sengin, per fortuna di Napoli. Il gioco prosegue con Sengin che si prende il tiro da 3 punti, forse un po' affrettato, ma quando è il risultato questo, parte di Stewart che non serve che a definire lo score finale, finisce qui. Reggio Emilia vince 81 Hotels, 62 Gevi Napoli.